La fotocatalisi ossidativa è un processo chimico che utilizza una reazione ossido-riduttiva che sfrutta la sinergia di due agenti, un catalizzatore fotosensibile e una radiazione elettromagnetica di opportuna lunghezza d'onda per ottenere in tempi rapidi la degradazione di molecole presenti in ambiente con conseguente azione virucida, antimicrobica e di rimozione in generale di inquinanti indesiderati. Nello specifico caso, il catalizzatore biossido di titanio, trattato con una radiazione elettromagnetica di opportuna lunghezza d'onda, UVC, subisce una trasformazione a seguito dell'energia assorbita. In questo processo, la radiazione elettromagnetica fornisce l'energia sufficiente a promuovere il trasferimento di un elettrone del catalizzatore, che è un semiconduttore, dalla banda di valenza a quella di conduzione. Così facendo, la banda di valenza si carica positivamente, in quanto vacante dell'elettrone che si sposta nella banda di conduzione. Entrambe le bande rappresentano specie elettrochimiche altamente reattive, che hanno tempi di vita di nanosecondi, che consentono ad entrambe di reagire con le molecole circostanti su cui esercitano il loro effetto. In particolare, l'elettrone della banda di conduzione interagisce con l'ossigeno ambientale, riducendolo e originando lo ione superossido O2-. Nel contempo, la banda di valenza carica positivamente interagisce con l'acqua ambientale, umidità dell'aria, ossidandola a radicali ossidrilici OH. Lo ione superossido O2- e il radicale ossidrile OH rappresentano le due specie reattive responsabili della degradazione fotocatalitica degli inquinanti ambientali. Come avrete constatato, abbiamo a che fare con una reazione ossido-riduttiva, processo chimico simultaneo in cui una specie chimica perde elettroni a favore di un'altra che li acquista. Attraverso questo processo le molecole originarie vengono degradate, perdendo la loro natura e quindi gli effetti che potrebbero produrre: infezioni, odori, inquinamento, disturbi fisiologici più in generale. Il catalizzatore, come avrete compreso, è una sostanza in grado di favorire determinate reazioni chimiche, aumentandone la velocità. La sorgente di energia luminosa è il componente in grado di favorire il processo, in quanto l'assorbimento di una radiazione elettromagnetica fornisce l'energia sufficiente a favorire la formazione di specie chimiche che sono alla base del processo di degradazione indotto dal catalizzatore. Questi tre concetti permettono di comprendere il processo di fotocatalisi ossidativa, il cui fine specifico è quello di demolire le matrici molecolari costituenti di batteri, virus e altre sostanze di origine inquinante attraverso la loro conversione in acqua, anidride carbonica e molecole di degradazione, prevalentemente sali minerali. Così facendo, i contaminanti ambientali di diversa origine vengono demoliti dai radicali ossidrili e dagli ioni superossido creati dalla luce UV e dal biossido di titanio, che rompono la loro struttura di origine privandoli della carica contaminante, sia essa di natura batterica, virale, odorosa. Ciò è quanto avviene nella fotocatalisi. Se non ci fossero sostanze catalíticamente attive, l'ossidazione della maggior parte delle molecole di natura organica procederebbe piuttosto lentamente. Recentemente sono stati pubblicati diversi articoli scientifici sull'applicazione della fotocatalisi come sistema di disinfezione e sui meccanismi di azione del biossido di titanio. Il biossido di titanio, fotoattivato, ha dimostrato di essere in grado di uccidere un'ampia gamma di batteri gram negativi e gram positivi, funghi filamentosi e unicellulari, alghe, protozoi, virus e batteriofagi.
In particolare, il meccanismo di abbattimento microbico comporta la degradazione della parete cellulare e della membrana citoplasmatica a causa della produzione di specie reattive dell'ossigeno, quali i radicali ossidrilici e perossido di idrogeno. Questo porta inizialmente a perdite di contenuto cellulare, quindi a lisi cellulare, che può essere seguita da mineralizzazione completa dell'organismo. I vantaggi della fotocatalisi derivano dall'effetto dell'azione ossidante delle sostanze che entrano a contatto con una superficie fotocatalitica. Se sono sostanze inquinanti, biossido d'azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, matrice di particolato, si può parlare di reazione anti-inquinamento. Se si tratta di sostanze che tendono a rimanere adese alle superfici che incontrano sporcandole, possiamo parlare di reazione autopulente. Se abbiamo a che fare con microrganismi, batteri, muffe, funghi, possiamo parlare di azione antimicrobica. Se si tratta invece di virus, si parla di azione virucida. Come avrete compreso, l'effetto battericida e virucida per azione fotocatalitica è dovuto alla formazione di specie reattive dell'ossigeno, ROS, Reactive Oxygen Species, generate dal sistema sinergico catalizzatore fonte luminosa. Il radicale ossidrile OH è la specie principalmente coinvolta nell'azione battericida e virucida della fotocatalisi. Inoltre, le endotossine generate dalla lisi delle cellule batteriche sono anch'esse decomposte dall'azione fotocatalitica. In linea generale, la disinfezione mediante biossido di titanio è 3 volte più efficace di quella che si ottiene con il cloro e 1,5 volte di quella ottenuta con l'ozono. La fotocatalisi, impiegata come strumento per pulire l'aria, è quindi caratterizzata dai seguenti aspetti. Degrada principalmente a anidride carbonica e acqua i contaminanti presenti nell'aria. Non essendo selettiva, consente di eliminare contaminanti di diversa natura. Sfrutta l'azione combinata della luce UV e di un catalizzatore fotosensibile. Entrambi partecipano alla degradazione, ma alla fine del processo rimangono inalterati.